Amici 2018 serale, eliminato Filippo, la prima puntata la vince Matteo. Filippo Di Crosta è l'eliminato della prima puntata di Amici 2018 serale. L'eliminato della prima puntata di Amici 2018 serale è Filippo Di Crosta. Nell'appuntamento di sabato 7 aprile, Filippo non è stato salvato dai professori. Dopo l'eliminazione, il ballerino ha abbracciato Maria De Filippi salutando il programma di Canale 5 con queste parole: "Sono felice perché ho avverato un sogno. Spero di aver lasciato qualcosa a tutti". È quello che realmente mi importa. A questo primo verdetto si è arrivati con il nuovo meccanismo di Amici di quest'anno. Filippo è stato l'unico dei concorrenti che non ha ricevuto i 4 sì da parte della commissione interna, i voti necessari per rimanere in trasmissione. Prima dell'esito per lui non piacevole, Filippo è stato a rischio eliminazione insieme a tutti i concorrenti della squadra blu e della squadra bianca. Fatta eccezione per Matteo, Einar salvato dal vincitore di puntata, Daniele e Sephora, quest'ultimi riammessi in gara dal direttore artistico Luca Tommasini. Amici 2018 serale, Matteo Cazzato vince la prima puntata. Dal canto suo, Matteo Cazzato ha vinto la prima puntata di Amici 2018 serale per decisione dei giudici della commissione esterna. La vittoria, oltre all'accesso immediato al secondo appuntamento, ha consentito a Matteo di salvare un altro concorrente. Durante la serata il cantante ha raggiunto la terza fase insieme ad Einar e a Biondo, anche incassando le critiche di Rudy Zerbi, il professore di canto lo ha persino definito Mr. Ben. Conquistando il pubblico da casa, nella seconda fase è stato il più televotato in assoluto e ha vinto la sfida contro Iran. E facendo tesoro del sostegno di alcuni giurati, in particolar modo, Simona Ventura, Giulia Michelini e Alessandra Amoroso. Cos'altro è successo nella prima puntata del serale di Amici 2018? Prima di arrivare al nome del vincitore e dell'eliminato della prima puntata di Amici 2018 serale, in trasmissione ci sono state anche alcune polemiche. Ad esempio il botta e risposta per il peso della ballerina Lore nel commento deciso di Ermal Meta, applauditissimo dal pubblico.